Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Bersani, il sorpasso di Berlusconi non sento, il fiato sul collo. A Tunisi ucciso uno dei leader dell'opposizione, Belaid. Isole Salomone, violenta scossa sismica e tsunami, sono 5 morti. Pierluigi Bersani replica a Berlusconi che aveva parlato di un sorpasso. Non sento il fiato sul collo, ma non lo sottovaluto. Il leader del PD si dice poi disponibile a discutere con Monti dopo le elezioni. Vedremo se per fare le riforme o il governo. Assassinato a Tunisi il segretario del Partito dei Patrioti Democratici, Chokri Belaid, uno dei leader dell'opposizione, è stato freddato a morte con 4 colpi di pistola questa mattina mentre stava uscendo dalla sua abitazione. Violenta scossa sismica di magnitudo 8 della scala Richter nel Pacifico al largo delle isole Salomone. Il bilancio è di 5 morti, distrutte decine di abitazioni di alcuni villaggi delle isole. Il sisma è stato seguito da un'onda anomala e il Giappone ha lanciato l'allerta tsunami. Attacco kamikaze in Siria nella città di Tadmor contro una sede governativa. Ci sarebbero numerose vittime. Dopo l'esplosione un commando di ribelli ha attaccato l'edificio. Violenti scontri sarebbero tuttora in corso. Nella notte scossa di terremoto di magnitudo 3.5 tra le province di Bologna e Ravenna, tanta la paura tra la popolazione ma non ci sarebbero danni. L'epicentro localizzato tra i comuni di Brisighel e Riolo Terme. Secondo la Confcommercio, nel nostro paese nell'ultimo trimestre del 2012 i consumi sono scesi ai minimi storici. L'Istat ha poi rilevato che nel 2011, nella graduatoria dei redditi, Bolzano si è piazzata al primo posto e all'ultimo la Campania. Amichevole internazionale per l'Italia che questa sera sarà di scena ad Amsterdam per giocare contro i padroni di casa dell'Olanda. Prandelli schiererà Mario Balotelli in coppia con il nuovo compagno del Milan, El Shaarawy, a centrocampo Pirlo con De Rossi e Montolivo.